In questo canale abbiamo parlato fin troppo spesso di quelle che sono le Facebook Ads o comunque le social media ads, ma non ci siamo mai soffermati su uno strumento molto molto importante che è quello delle Google Ads. Le Google Ads sono uno strumento cosiddetto di performance marketing, ovvero uno strumento ottimizzato per portarti dei risultati. A che scopo si utilizzano? Solitamente si utilizzano nei momenti in cui si va a lavorare sull'esigenza del potenziale cliente rispetto all'interesse del potenziale cliente, cosa che solitamente si fa sui social media. Quindi in questo video cercheremo di capire che cosa sono le Google Ads, come si utilizzano e alcuni aspetti fondamentali. Daremo dei cenni di modo che tu possa effettivamente iniziare ad esplorare questo mondo che può portarti tanto riscontro, molto di più di quello che potresti ottenere nell'ambito delle social media ads, a patto che tu possa lavorare anche per l'esigenza. Iniziamo. Bentornato sul mio canale, io sono Saverio Cirillo e mi occupo di digital marketing. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le piccole e microimprese ad affacciarsi online e ad acquisire nuovi clienti tramite web e social media. Oggi parleremo di Google Ads, in particolare andrò a spiegarti che cosa sono le Google Ads e come si iniziano ad utilizzare. Poi avrai modo di approfondire in altri video o comunque di fare da solo la tua opportuna esperienza. Iniziamo. Dunque, Google Ads, cosa sono? La prima cosa che è opportuno dire è che nessuno, a livello puramente di imprenditore, come azienda, piccola o grande che sia, può esimersi dall'applicare le Google Ads o comunque le social media ads, semplicemente perché viviamo in un mondo totalmente digitalizzato, dove basta praticamente uscire fuori di casa e vedere che c'è quasi il 95% delle persone che incontri hanno un telefono in mano. Il nostro obiettivo come imprenditori che iniziano ad utilizzare il digital marketing è proprio accedere a quei dispositivi, cioè essere presenti sulle loro bacheche, sui loro telefoni, fare arrivare la nostra pubblicità, la nostra comunicazione direttamente al target di nostro interesse. Quindi, se sappiamo che un determinato prodotto o servizio, perché ovviamente le Google Ads si possono utilizzare sia, come vi dicevo, per piccole imprese, ma anche allo stesso tempo per grandi imprese, a differenza di quello che accade ad esempio con i social media o con i mass media tradizionali, perché molte volte per poter avere una tua pubblicità in radio, in televisione, devi spendere tanti soldi, cosa che invece con Google puoi fare allo stesso modo spendendo molto meno. Quindi comunque è un tipo di strumento che magari può accedere sia all'Adidas, per dirvi, sia all'azienda Tizio Caio SRL. Semplicemente vanno ad investire due budget diversi, ottenendo comunque a loro modo la giusta visibilità. Ovviamente si può applicare anche per quel che sono sia shop virtuali, quindi ambito di e-commerce, sia per shop fisici, quindi piccoli negozi. E allo stesso modo si può applicare sia nel caso in cui tu venda prodotti, sia nel caso in cui tu venda servizi. Quindi, sia che tu abbia effettivamente un'attività local, un'attività online, che tu abbia un e-commerce, puoi utilizzare le Google Ads, sia se tu sei effettivamente un consulente, un professionista, un libero professionista, come ad esempio possa essere un digital marketer, come nel mio caso, o un dentista, o un avvocato, o qualsiasi altro tipo di attività che non richiede la vendita di un prodotto, ma è presente la vendita di un servizio o di una consulenza, puoi accedere a questo tipo di prodotto. Anzi, in molti casi è molto più consigliabile utilizzare questo tipo di prodotto rispetto alle social media ads. Semplicemente perché quando vai a cercare un avvocato, di certo non difficilmente lo vai a cercare sui social media, a meno che tu non abbia la referenza di un particolare avvocato e quindi stai andando in quel momento a documentarti per vedere se può fare al tuo caso, ma molto probabilmente andrai su Google a cercare quelli che sono gli avvocati nei dintorni e vedrai di conseguenza le recensioni per fare le tue valutazioni. Quindi lavorare tramite l'esigenza, ovvero tramite le Google Ads, può portare molto riscontro. Ovviamente restano le basi di che è il marketing tradizionale, ovvero il tuo prodotto deve avere un target di riferimento, ovvero ci devono essere persone che effettivamente potrebbero essere interessate al tuo prodotto o servizio. E numero due, ci deve essere una domanda latente o consapevole. In sintesi, devi avere un minimo di mercato, cioè non puoi pensare di fare le Google Ads sulla base del fatto che il tuo prodotto sia il migliore del mercato se poi nessuno effettivamente lo richiede. Quindi devi avere un minimo di mercato. Detto ciò, che cosa è in grado di fare Google? Google ti consente di fare diversi tipi di annunci. In particolare abbiamo l'annuncio cosiddetto search, che è il più utilizzato attualmente sul mercato. È stato il primo, tra virgolette, ad essere stato implementato da Google, ma ti consente, come ti sto mostrando a schermo, di mostrare gli annunci nell'ambito del motore di ricerca. Quindi io sto cercando un avvocato, compare il tuo annuncio come primo risultato, semplicemente lo vai a notare perché al fianco, diciamo, del sito web di riferimento troverai ANN, cioè annuncio.
e li troverai solitamente nella parte alta del sito oppure nella parte bassa, quindi nel motore di ricerca li troverai o in prima posizione o in ultima posizione prima di cambiare pagina, perché comunque solitamente il tuo sito o si trova nelle prime due pagine o difficilmente verrà notato dal tuo potenziale cliente. Difatti solo il 2-5% delle persone che fanno una ricerca su Google vanno oltre la seconda pagina. Quindi cosa fa Google per andarti a promuovere? Ti posiziona come primo risultato di ricerca oppure immediatamente prima del cambio pagina. Ovviamente cambia anche il costo. Per dirvi, faccio un esempio: nel mio ambito, posizionarsi come primo risultato di ricerca in un ambito local, puoi pagare il singolo click, quindi la singola persona che va a cliccare, anche 5 euro, mentre se ti posizioni nella parte bassa costerà meno, perché ovviamente nella prima parte, diciamo, del risultato di ricerca vai a pagare molto di più, perché è più facile che le persone clicchino. Se arrivano nella parte bassa significa che perlomeno hanno visto sia gli annunci, che possono essere fino a 3-4, e poi hanno visto i 10 risultati di ricerca organici e poi sono arrivati al tuo, quindi ovviamente andrai a pagare molto meno. Però ovviamente dipende dal tipo di settore. Vi posso fare esempi di mie imprese. Io ad esempio curo quelle che sono le Google Ads di un'impresa che si occupa di riparazione di autocarri. Nel loro caso, in ambito local, non hanno concorrenza, quindi è molto semplice per me fare delle Google Ads ed estremamente profittevoli, perché basta spendere pochissimo per ottenere subito il primo risultato di ricerca. Però ripeto, dipende da ambito ad ambito. Ci sono ambiti come il mio dove la concorrenza è veramente spietata e altri ambiti dove effettivamente c'è tanto mercato. Per poter fare uno studio di mercato da questo punto di vista, ti consiglio uno strumento che si chiama Google Keywords Planner, perché quello che bisogna capire delle Google Ads è che funzionano generalmente per parola chiave, quindi basta andare a posizionare le varie parole chiave, quindi avvocato a Bari o avvocato a Taranto, avvocato a Lecce, e vai a vedere effettivamente qual è il tasso di ricerca, quindi quante persone effettivamente cercano in media a livello mensile in un determinato territorio, e qual è l'offerta minima e l'offerta massima per la prima posizione nel motore di ricerca. In quel modo riesci a capire qual è la concorrenza. Ovviamente dovrai andarti a districare, perché puoi trovarti come nella mia condizione, dove paradossalmente non è conveniente fare le Google Ads, è molto meglio promuoversi tramite altri canali, altri strumenti. Quindi vanno valutati le Google Ads in un'ottica generica a livello di strategie di marketing. Non è detto che effettivamente siano lo strumento migliore per la tua attività. Ovviamente se lavori per esigenza, e io ho fatto tante volte l'esempio dell'autospurgo, lavori per l'esigenza, è necessario che tu abbia le Google Ads, ma allo stesso tempo non puoi arrenderti in un certo senso ad avere solo unicamente quelle, altrimenti diventi schiavo di questo strumento, perché questo strumento può portarti nuovi clienti, ma allo stesso tempo ha un costo di acquisizione comunque molto alto rispetto ad altri social, per esempio, che hanno un costo di acquisizione più basso, sia rispetto ad un database cliente, quindi fare in modo che il cliente che già ti ha conosciuto torni nuovamente da te e riacquisti nuovamente da te. Quindi, per quel che riguarda l'annuncio search, come compaiono? Compaiono per parola chiave, come vi dicevo prima. Quindi se io cerco avvocato, vi comparirà il primo risultato di ricerca. Il secondo strumento, invece, si chiamano annunci display. Per gli annunci display fanno discorso a parte. Perché? Perché in questo caso noi troviamo l'annuncio all'interno di quelli che sono siti di proprietà di Google, sia siti partner. Quindi, ad esempio, immaginate un food blogger che ha al suo interno, quindi sul suo blog, degli annunci di Google. Questi annunci noterete che sono a rotazione, quindi generalmente non è sempre lo stesso annuncio, a meno che il food blogger non abbia venduto quel determinato annuncio a quella determinata impresa. Solitamente è Google che va a gestire questo tipo di strumenti, e lo fa tramite uno strumento che si chiama Google AdSense. Ok, se avete un minimo di esperienza per quel che riguarda la realizzazione di un blog, non parlo di un blog aziendale, ma realizzazione di un blog ad esempio in ambito puramente di passione, io l'ho fatto tante volte quando ero un pochino più piccolo, quando avevo 20 anni, avevo realizzato i miei primi blog per quel che riguarda l'ambito tecnologico. Io avevo la pubblicità di Google AdSense e all'interno del mio sito, all'interno del mio blog, venivano mostrati gli annunci di siti web partner, quindi ad esempio di Microsoft che voleva cercare di venderti l'ultima versione di Windows, oppure se avevo parlato di videogiochi andava a impostare gli annunci che riguardassero quel tipo di ambito lì. Quindi semplicemente come funziona Google AdSense: legge qual è il contenuto all'interno del blog, quindi sa magari la persona che arriverà su quel determinato blog e mostra gli annunci. Ovviamente non fa solo questo, ma tracciando quelli che sono i cookies, che sono, diciamo, una parte fondamentale, e li noterete quando andate ad accedere sui vari siti web. Nel momento in cui accedete ad una determinata pagina, magari a te sarà mostrato un determinato
annuncio pubblicitario di tipo display, quindi un'immagine o un micro video, ad altre persone sarà mostrato qualcos'altro. Quindi magari hai fatto il tuo acquisto su Zalando, non hai completato il tuo acquisto su Zalando, nel momento in cui vai via, magari accedi a un'altra pagina che c'entra assolutamente nulla con quel che è l'ambito, diciamo, dell'abbigliamento, noterai che è presente l'annuncio che ti va a concludere quel che è la parte di acquisto, quindi ti chiede di concludere il tuo acquisto. Quindi ovviamente ci sono diversi modi di utilizzare questo tipo di strumento. La cosa che dobbiamo capire noi è che l'annuncio displays va a far vedere il nostro annuncio a persone che magari o ci hanno già cercato e non hanno completato l'acquisto, oppure persone che vanno su un determinato blog e che potrebbe essere interessate al nostro annuncio, al nostro servizio, al nostro prodotto. In ultimo, come strumento importante di Google, abbiamo anche quel che riguarda Google Shopping. Google Shopping lo trovate ad esempio nella parte alta della pagina, in cui sono presenti, per esempio stiamo cercando l'ultimo Samsung, l'ultimo smartphone pubblicizzato, troverete l'annuncio in cui vi dice il prezzo, chi lo sta vendendo, il costo della spedizione, oltre che l'immagine. Quella è la sezione Google Shopping e si utilizza solitamente per andare a pubblicizzare magari articoli di e-commerce. Bene, ora che abbiamo capito quelli che sono i tipi di campagne che possiamo andare a fare, quindi nell'ambito del motore di ricerca, oppure magari prima di un video su YouTube, nel caso degli annunci display, o ad esempio in un blog aziendale mostrando un altro tipo di annuncio, e oltre a Google Shopping cerchiamo di capire come si va effettivamente a creare questo tipo di annuncio e quali sono le caratteristiche da dover tenere in considerazione nel momento in cui vogliamo affacciarci a questo nuovo tipo di strumento. Ci tengo a specificare prima di iniziare che tutto ciò che andrò a dire all'interno di questo video sono cose puramente sommarie, ovvero sono l'inizio di quel che può essere un video di paradossalmente 8 ore. Non siamo qui per fare un video di 8 ore, devo darvi dei cenni di modo che possiate poi andare ad approfondire. In particolare c'è un corso gratuito fornito direttamente da Google che vi aiuterà a migliorare quelle che sono i vostri Google Ads. Ovviamente vi lascerò qui il link in descrizione. Sono quelle che ho utilizzato anche io per promuovere sia la mia impresa sia ovviamente le mie imprese clienti. Quindi, quali sono le caratteristiche delle Google Ads? Prima di tutto, nel momento in cui andiamo ad accedere al sito web ads.google.com, la prima cosa per impostare la nostra campagna ci chiederà di andare a definire quel che è il nostro obiettivo. Quindi, quali sono gli obiettivi, quali possono essere gli obiettivi di una campagna? Il primo obiettivo, anche detto brand awareness, che fa riferimento alle classiche campagne di copertura, servono semplicemente per andare a mostrare il nostro annuncio a quante più persone possibili, possibilmente in target. Quindi questo tipo di annuncio lo vai a fare nel momento in cui hai necessità di far mostrare la tua impresa, di ottenere più visibilità. Non è un annuncio particolarmente profilato, cioè non possiamo andare a definire la parte di vendita, difatti ci sono obiettivi anche di vendita in questo ambito. Annuncio numero 2, comunque obiettivo numero 2, riguarda la consideration, sempre riferita al brand. In che senso? L'obiettivo in questo caso è mostrare al cliente che magari è interessato al nostro prodotto o servizio che noi ci siamo e che quindi, se magari ha quel tipo di esigenza, può rivolgersi direttamente a noi per ottenere un supporto o magari la vendita di un prodotto o servizio che potrebbe essergli utile. Terzo aspetto, quindi terzo obiettivo, riguarda il traffico, quindi portare traffico magari verso una landing page. Sicuramente per quel che riguarda l'ambito delle landing page ne abbiamo già parlato in passato, ma ne parleremo sicuramente in futuro, penso in uno dei prossimi video andremo ad approfondire la questione delle landing page. Le landing page si legano benissimo a quel che sono le Google Ads, perché se noi andiamo a intercettare la giusta domanda all'interno della landing page, gli diamo la giusta risposta, è molto più facile che andremo a convertire un determinato cliente. Cosa si fa all'interno della landing page? L'abbiamo spiegato tante volte, lo rispieghiamo. Abbiamo la prima parte, quel che è la CTA, quindi per esempio io sono interessato al classico avvocato, ne abbiamo parlato prima, sono interessato ad un avvocato, sto cercando magari un avvocato, nella prima parte do la possibilità già immediatamente di questa è la domanda che stai ponendo, ti do già la risposta e ti do la possibilità di contattarmi. Quindi si differenzia dal sito web per la presenza di diverse CTA, quindi di call to action, con l'obiettivo appunto di aumentare quel che è il lead, cioè i contatti possibili e da lì i potenziali clienti. Dopodiché, sempre all'interno della landing page si vanno a mettere quelli che sono benefici e differenze, vi scrivo solo così, sennò diventa troppo lungo, con i competitor, vale a dire andiamo ad elencare solitamente 3 o multipli di 3 benefici, cioè perché devi scegliere me come tuo consulente, come mio legale, come mio digital marketer e perché sono diverso o barra migliore rispetto alla concorrenza. Quindi sempre dei momenti, tra virgolette, in cui vai a privilegiare la mia figura. Dopodiché ovviamente si vanno a intervallare le CTA e si vanno a inserire anche quelle che sono le recensioni, perché non puoi semplicemente farti in un certo senso pubblicità gratuita, ma devi fare in modo che se io sono arrivato su questa pagina leggo delle recensioni in cui ci sono altre persone che magari si sono trovate nella mia situazione e che hanno risolto quel determinato problema. Ovviamente ogni
questo ve lo do come consiglio, ogni 600 parole ci devi mettere sempre una CTA, quindi con l'obiettivo di invito all'azione. Perché il nostro obiettivo della landing page è convertire il cliente dalla fase alta in cui non ci conosce alla fase bassa in cui in un certo senso si è innamorato di noi e quindi decide di contattarci. Quindi fare pubblicità tramite Google Ads con l'obiettivo traffico che porta ad una landing page è uno degli strumenti che io particolarmente uso molto di più, perché facendo consulenza nell'ambito dei liberi professionisti, mi è capitato con un dentista, facendo questo tipo di annuncio qua riesco a portare molti risultati. Altro aspetto, altro obiettivo riguarda la lead generation. Cos'è generare un lead? Generare un lead solitamente si intende generare un contatto. Vi spiego il caso limite o comunque un caso d'esempio. Può capitare tante volte che per poter vendere un determinato prodotto o servizio, come nel mio caso, non è pensabile di prenota una consulenza o contattami per una consulenza. Molte volte prima di poter ricevere il contatto appunto, il cliente va coltivato con l'obiettivo di riscaldarlo, fargli capire che sei una persona degna di fiducia e che da cui ti devi fidare per poter comprare un prodotto o servizio. Succede ad esempio quando è necessario comprare prodotti o servizi che costano davvero tanto, che quindi portano il cliente finale a doversi fare più di una domanda prima di decidere se acquistare o meno da te. In questo caso la lead generation serve proprio a quello, quindi facciamo delle Google Ads, ovvero degli annunci, io cerco avvocato, digital marketer o non lo so, venditore di pennarelli, arrivo su questo sito, non vengo convinto in un certo senso a comprare il pennarello, a contattare l'avvocato, a contattare il digital marketer, vengo invitato a lasciare un suo contatto, quindi nome, email e telefono, con l'obiettivo di essere ricontattati in seguito, magari essere iscritti ad una newsletter. E questa newsletter ha l'obiettivo, magari in più fasi, perché solitamente questo si ricollega direttamente al cosiddetto funnel marketing, con l'obiettivo appunto di riscaldare. Perché noi abbiamo un cliente, lo identifichiamo così, freddo, che diventa cliente caldo. Quindi questo è freddo, questo è caldo. L'obiettivo di questa fase qua, perché non è mai riscaldare, perché magari un cliente freddo non si fida di noi, non acquista da noi, un cliente caldo è già più convinto ad acquistare da noi, a quel punto possiamo andare a vendere. Quindi magari tramite un sistema chiamato anche funnel marketing cerchiamo di indorare in un certo senso la pillola e facciamo in modo che il cliente si fidi di noi e vada ad acquistare presso la nostra azienda o comunque si rivolga a noi per poter usufruire di un determinato prodotto o servizio. Quinto obiettivo riguarda la vendita, quindi ovviamente questo si ricollega direttamente a quel che è un e-commerce con l'obiettivo: io sto cercando pennarello, sto cercando cancellino, sto cercando treppiede, faccio in modo che primo risultato di ricerca compare il mio pennarello, il mio treppiede, il mio cancellino per la lavagna e di lì procedo all'acquisto. Ovviamente funziona fino ad un certo punto, ovvero funziona ad esempio su qualcosa che magari già famoso, già noto, o comunque non necessita di così tante spiegazioni, o comunque non costa tanto. Perché nel momento in cui io devo comprare il nuovo telefono di Samsung che costa 1.300 euro, magari mi documento un attimo per vedere se effettivamente il risultato di ricerca che mi è comparso come annuncio sia effettivamente il più conveniente. Non è detto che lo sia, pertanto io mi documento e vedo un po'. Funziona benissimo per quelli che sono gli acquisti magari che tu fai d'impulso, quindi con l'obiettivo appunto di convertire quanto prima possibile. Sesto obiettivo, ovviamente un obiettivo più di nicchia, promo per il download di un'applicazione, ok? Magari non lo so, di un gioco, di un software, qualcosa che si ricolleghi ad esempio ambito smartphone o anche ambito Windows e computer. Ok, in quel caso questo annuncio è più di nicchia perché si rivolge principalmente a quelli che sono sviluppatori o comunque case di sviluppatori. Settimo, nessun obiettivo. Nessun obiettivo si intende un po' un mix di tutti quanti, ovvero non ci andiamo a precludere nulla di tutto ciò. Ovviamente perché Google ci dà la possibilità di scegliere fra quelli che sono gli obiettivi? Perché andrà a creare una campagna con l'obiettivo di convertire maggiormente il cliente. Cioè se noi siamo interessati più alle vendite piuttosto che alla lead generation, piuttosto che al traffico, Google andrà a intercettare quelli che sono gli utenti che possono essere più potenzialmente interessati a fare quel tipo di azione. Perché lo fa? Perché c'è uno strumento di cui vi ho parlato in passato, potete andare su questo sito, vi lascerò ovviamente tutto in descrizione, chiamato adsettings.google.com, e vi fa capire da qui cosa Google sa di noi. È un po' un qualcosa tra virgolette di spaventoso, perché è abbastanza evidente che Google sa tante informazioni. A me è capitato, e bastava semplicemente accedere, di
Sapere che Google, non tramite il mio account dove magari ho messo l'età, ma unicamente tramite le ricerche che faccio, sa esattamente l'età, sa esattamente il sesso, sa esattamente l'interesse, cosa ho cercato, cosa mi interessava, cosa prevede che io possa acquistare. È una questione di intelligenza puramente artificiale che si va ad affinare man mano. Ovviamente tramite questo strumento applicato a quelli che sono gli annunci di Google può far arrivare il giusto messaggio di noi imprese al giusto cliente. Ora che abbiamo definito l'obiettivo degli annunci, cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere come possiamo andare ad affinare questi annunci. Perché, come nel caso di Facebook, dove tu vai a lavorare, tra virgolette, per l'interesse, quindi vai a specificare interesse, età, localizzazione, anche su Google è possibile fare queste cose, e paradossalmente in un modo un pochino più dettagliato. Primo metodo per affinare le Google Ads è sicuramente il posizionamento. Prima vi facevo vedere che abbiamo diversi modi di mostrare l'annuncio. Possiamo mostrare l'annuncio sul motore di ricerca, possiamo mostrare l'annuncio display, quindi all'interno di siti web o di siti partner di Google, o paradossalmente in un video YouTube prima o durante il video stesso. Quindi qui possiamo andare a scegliere, perché se magari sappiamo che le persone che stanno vedendo il video YouTube non sarebbero interessate al nostro prodotto o servizio, perché magari non è interessante neanche il tipo di annuncio che abbiamo fatto, perché lo andremo a noi a personalizzare questo tipo di annuncio, quindi possiamo metterci noi foto e video. Se sappiamo che non sono interessati, possiamo andarlo ad escludere. Quindi andiamo a scegliere solo e unicamente gli strumenti che sappiamo per certo che ci possono portare risultati. Come nel caso ad esempio dell'autospurgo, può essere interessante posizionarsi solo sul motore di ricerca piuttosto che sui siti partner in ambito di retargeting. Vi spiego proprio brevemente quel che riguarda il retargeting, che come nel caso di Facebook tramite il pixel, il retargeting altro non è che andare a raggiungere quella determinata persona che magari stava facendo una determinata azione e poi non l'ha fatta per qualsiasi motivo. Vi capiterà tante volte che magari state concludendo un acquisto su Amazon, non lo concludete, andate su un sito partner dove è presente la pubblicità di Amazon in cui vi dice perché non hai concluso il tuo acquisto, clicca qui per concluderlo. Benissimo, quello si tratta di retargeting. È uno degli strumenti più importanti, solitamente nel momento in cui li attivi la parte di retargeting all'interno delle Google Ads o anche nel caso delle social media ads, puoi aumentare quelle che sono le tue vendite dal 60 all'80%. Punto numero 2, geotargeting. Ovviamente, come vi dicevo prima, si possono definire per quel che riguarda la posizione, quindi magari una città, una regione o uno stato, vi scrivo semplicemente città, oppure, come nel mio caso, raggio chilometrico. Quindi, per esempio, nel mio caso la mia città è molto piccola, siamo 45.000 abitanti, non avrebbe senso fare una Google Ads, una social media ads rivolta a 45.000 abitanti, perché chi è interessato al mio prodotto o servizio magari è una piccolissima frazione di quei 45.000 persone, non mi servirebbe a niente, sarebbe tanto budget sprecato. Quindi io vado ad allargare un raggio a persone che effettivamente potrebbero essere interessate ad avere una consulenza in loco da me, quindi magari 20-25 km, non di più. Terzo aspetto per andare ad affinare riguarda le lingue. Quindi le lingue ovviamente si intende quelle impostate dal browser, no? Chi sta andando a parlare, ovvero chi parla direttamente dietro al computer. Si intende il browser se è per esempio in lingua italiana o in lingua inglese. Solitamente io consiglio, nel momento in cui vi rivolgete al mercato italiano, di mettere sia italiano sia inglese, perché ti può capitare magari la persona che fa ricerche su un motore di ricerca impostato in inglese. Da quel punto di vista non puoi farci niente, quindi ti conviene mettere sia italiano sia inglese e poi targetizzare unicamente in ambito italiano. Quarto aspetto, che vi preannunciavo già prima, riguarda la segmentazione. Per andare ad affinare, ovvero la questione degli interessi, si può ricollegare benissimo a quel che è l'ambito dei social media, ma si può ricollegare benissimo al sito che vi dicevo prima, ovvero adsettings.google.com. Vi basta andare lì sopra, capire il tipo di segmento, il tipo di interesse che può avere il vostro cliente potenziale e lo andiamo ad inserire all'interno degli annunci di Google. Numero 5 per poter affinare riguarda il budget, ovviamente, il budget che può essere giornaliero, anzi può essere solo giornaliero, e indicativamente ti dà una stima mensile. Come funziona nel caso del budget? Funziona solitamente in due modi: o si lavora sulla rapidità o si lavora sulla persistenza. Ok, cosa si intende per lavorare sulla rapidità piuttosto che sulla persistenza? Si intende che tu vai a stabilire qualche un budget giornaliero che vuoi allocare per le Google Ads, ovvero quanto vuoi che effettivamente il tuo annuncio possa spendere sul motore di ricerca. Quindi magari se imposti 10 euro al giorno con
una stima di 1 euro a click, avrai un massimo di 10 click giornalieri. Finiti quei 10 click giornalieri, non avrai più click. Quindi cosa puoi fare? Puoi fare o che vai a lavorare sulla rapidità, quindi i primi 10 che cercano quel tipo di parola chiave cliccano sul tuo annuncio, poi esaurisci l'annuncio, magari sono le 10 di mattina, poi il tuo annuncio non esce più, oppure puoi lavorare sulla persistenza. E in quel caso è Google a decidere quando far uscire il tuo annuncio, in base a quelle che sono le ricerche del cliente finale. Cioè se Google sa che questo cliente finale perde tanto tempo e magari non sta lì a vedere l'acquisto, non è una persona decisa, magari l'annuncio con la persona non la mostra. Quindi fai in modo di mostrarlo unicamente a persone che sa per certo possono effettivamente convertirsi. Sesto aspetto, per andare dal finale, riguarda l'offerta. L'offerta si intende ovviamente per parola chiave. Cosa si intende in questo caso? Solitamente ci sono diversi modi per fare gli annunci di Google. O si va a stabilire un budget di qualche giornaliero e si vanno a stabilire quelle che sono le parole chiave di nostro interesse, oppure possiamo andare sul manuale, ovvero dire che per questa determinata parola chiave io sono pronto ad offrire questo tipo di cifra. Perché le Google Ads funzionano semplicemente all'asta, quindi più offri più è facile che compari come primo risultato. Però è necessario, nel caso in cui fai questo tipo di strategia, la seconda strategia, che tu sia molto dietro a qualche annuncio, perché puoi trovarti nella condizione di spendere tanti soldi e di non avere nessun tipo di rientro. Quindi devi stare lì dietro per vedere, perché effettivamente magari c'è un'azienda che spende 2 euro per una determinata parola chiave, tu spendi magari 2 euro un centesimo, va bene, ma nel momento in cui spendi 5 euro, a quel punto capisci bene che non va più bene. Quindi dovrai fare delle ricerche e assicurarti che effettivamente tu spenda il giusto e possa rientrare il giusto, ma ne parleremo poi in seguito quando andremo a spiegare la parte di analisi delle Google Ads. Settimo aspetto riguarda la rotazione delle campagne. Avete sicuramente sentito parlare di quelli che sono i cosiddetti test A-B. Ok, i test A-B sono semplicemente mostrare lo stesso tipo di annuncio a più persone con l'obiettivo di capire qual è il tipo di pagina o il tipo di annuncio che funziona meglio fra i due, quindi fra il primo test, il test A, e fra il test B. Ok, stessa cosa si può fare nell'ambito delle Google Ads, quindi mostrare più campagne che magari hanno testi diversi, immagini diverse, allo scopo di capire qual è quella che performa meglio. Anche in questo caso puoi farlo in modo totalmente automatico, cioè tu vai ad inserire vari tipi di annunci e Google cercherà di capire fra i vari tipi di annunci qual è che performa meglio. Appena notato, diciamo appena capito, solitamente ci impiega dalle 2 alle 3 settimane, qual è che è l'annuncio che funziona meglio, andrà a mostrare molto di più di frequente quel tipo di annuncio lì. Quindi, detto ciò, dopo che hai fatto, diciamo, tutta la parte di costruzione dell'annuncio, quindi dopo che hai capito tutto da quest'ambito, il mio consiglio è di attendere almeno 3 settimane. Ok? Attivi l'annuncio, attivi le Google Ads e verifichi che effettivamente siano in grado di portarti i risultati. Come lo fai? Semplicemente verifichi che effettivamente ci siano dei click, ok? Ora, per quel che riguarda, diciamo, la parte immediatamente seguente, ovvero la questione della landing page o comunque del convertire, è opportuno sapere che si ricollega direttamente alle prestazioni delle Google Ads. Diciamo, il primo step da fare è capire se effettivamente le tue Google Ads vengono cliccate, ovvero se hai scritto un annuncio, se hai preparato un tipo di piattaforma, se sei andato tramite Google Search o Google Shopping, oppure sei andato tramite la rete display, cercare di capire se effettivamente ti ha portato click. Eventualmente, se non ti ha portato click, dovrai andare lì a rifare la campagna, modificarla, cambiare le immagini, cambiare il testo. Dopo che hai fatto questa cosa, i click sono aumentati, quindi il numero di click sul numero di impression totali, cioè di persone che vedono l'annuncio, sono tante, a quel punto sai che le Google Ads stanno funzionando. Ora, se ovviamente queste persone arrivano sul tuo sito e non si convertono, bisogna capire che cosa succede sul tuo sito, quindi perché effettivamente le persone non si convertono, ma adesso ne parliamo. Prima di andare a spiegare questa parte, però, è opportuno capire come funzionano le parole chiave, perché abbiamo detto sì parole chiave, ma non abbiamo spiegato come si vanno ad impostare, che tipi di parole chiave esistono. Dobbiamo cercare di capire effettivamente come devono essere impostate e qual è il loro valore, quindi come funzionano principalmente, perché ovviamente non basta inserire semplicemente avvocato Bari o avvocato Taranto e poi Google fa tutto da sé. Si possono fare diversi modi, molti sono automatici e ne parleremo, perché tanti di questi stanno diventando molto importanti e stanno portando molti risultati, tanti altri sono manuali e ti aiutano a risparmiare su quel che sono i costi. Quindi, prima tipologia di keyword, quindi parola chiave, può essere 1. A. Corrispondenza generica. Si intende che semplicemente se io vado a scrivere avvocato, ok, tutto quel che è correlato all'ambito legale comparirà come annuncio, vale a dire, se io sto cercando avvocato nei dintorni o avvocato a Bari o avvocato a Taranto, comparirà il mio sito come annuncio nei risultati di ricerca, ok. Parliamo
per semplicità del motore di ricerca, quindi degli annunci su un motore di ricerca. Ovviamente questo tipo di discorso si può applicare a tanti altri ambiti, come quello della rete di Splio o dell'ambito di Google Shopping. Cercate però di focalizzarvi sull'ambito del motore di ricerca, perché in quel modo è più semplice andare a capire questo tipo di aspetto. Quindi cosa può succedere? Può succedere che magari io cerco avvocato a Bari, nel giro di 50 km, costi meno di tot. Ok. Nonostante magari quel tipo di ricerca non è affine, perché magari io sono un avvocato più costoso di quello che ha cercato quel tipo di utente, siccome è presente all'interno della keyword generica la parola avvocato, il mio annuncio verrà mostrato allo stesso modo. Questo è uno dei modi, tra virgolette, un pochino più stupidi di sfruttare l'algoritmo, cioè vale a dire qualsiasi tipo di cosa vada ad accompagnare avvocato, mostrami tra i risultati di ricerca. Cosa può succedere? Che magari io sto cercando. Se devo avviare un'impresa, a chi devo rivolgermi? A un commercialista o ad un avvocato? Ho scritto proprio questo sul motore di ricerca, mi compare il tuo annuncio in cui mi dici che mi fai assistenza legale. Non è quello che cercavo, magari uno spreco di soldi, le persone vanno a cliccare e tu stai erogando budget per click che non servono assolutamente a niente. Quindi è un qualcosa di estremamente generico che ti richiede molto più budget da poter spendere. Può essere utile per catturare magari un utente un pochino più distratto, ma in ogni caso io personalmente non l'ho mai utilizzato nel caso in cui abbia una specifica ben delineata da parte del mio cliente. Quindi mi può capitare, ad esempio, il dentista che deve vendere l'implantologia, ok? So già quali sono le parole chiave che la persona andrà a cercare e lo cerchiamo anche dalla Google AdWords Planner di cui vi parlavo prima e da lì riesco a capire quali sono le parole chiave, ovvero esattamente, sia che siano a coda corta, sia che siano a coda lunga, riesco a capire effettivamente qual è la parola chiave più precisa per cui mi possono trovare. Quindi non vado ad utilizzare questo tipo di annunci generici, però ci sono ed è ben elencate. Poi ci sono quelle a frase, ok, ve li scrivo tra le virgolette perché sono esattamente le persone che cercheranno quella determinata tipologia di frase. Quindi virgolette aperte, avvocato a Torino, chiuse le virgolette, ok, quel tipo di frase nel momento in cui va a corrispondere viene mostrato il mio annuncio. Diventa molto meno dispersivo come annuncio ed ovviamente può convertire molto di più perché semplicemente sappiamo che abbiamo matchato in un certo senso la frase cercata dal cliente finale. Poi abbiamo a corrispondenza esatta, questo è abbastanza semplice da capire, semplicemente si utilizzano quando si fa branding. Quindi, per esempio, io posso fare un annuncio in cui vado a scrivere Saverio Cirillo come brand e a quel punto faccio in modo che le persone che cercano Saverio Cirillo trovano il mio sito web come primo risultato di ricerca solo se cercano quel tipo di cosa lì. Se iniziano a cercare per dirti Saverio Cirillo età, a quel punto non compare il mio sito come risultato di ricerca perché so benissimo che le persone che stanno cercando quel tipo di ricerca lì lo fanno per magari informarsi o avere informazioni personali e quindi non magari per poter ricevere una consulenza o per sapere effettivamente di cosa mi occupo. Quarto, a corrispondenza generica, però modificata, che paradossalmente è ancora più ampio di quella generica. Cosa si intende? Si intende le persone che magari hanno cercato questo tipo di cosa qui, quindi più Saverio Cirillo e fa riferimento a tutti quei risultati di ricerca che si vanno a correlare facilmente alla mia parola chiave. Quindi, come vi dicevo prima, Saverio Cirillo età o Saverio Cirillo interessi, ok? È ovviamente molto più generica. Come si fa, come si utilizza in questo caso? Lo si può fare, ad esempio, nel momento in cui abbiamo una buona segmentazione. Quindi, come vi dicevo prima, se andiamo a segmentare per interesse, lo abbiamo fatto bene e sfruttiamo questo tipo di ricerca generica, però modificata, riusciamo a portare dei risultati a casa in un certo senso. Diciamo, io li sconsiglio particolarmente nel momento in cui non siete esperti di questo ambito e in ogni caso, se non siete esperti, è opportuno che vi in un certo senso interessiate, perché sebbene vi possiate affidare ad un consulente, come nel mio caso, come lo sono io, allo stesso tempo poter valutare effettivamente cosa sta facendo il consulente vi aiuterà a capire se questo consulente è bravo o meno. E in questo caso ci sono molti corsi gratuiti che vi ripeto, come vi dicevo all'inizio, vi lascerò qui in descrizione di modo che vi possiate documentare. Quinto e ultimo utilizzo delle keyword riguarda quello della corrispondenza inversa. Cosa si intende? Si intendono tutte quelle parole chiave per cui noi non vogliamo essere trovati. Quindi, se per esempio abbiamo una parola chiave, ad esempio, Saverio Cirillo età, per cui non voglio essere trovato, non voglio che venga mostrato il mio sito web, il mio annuncio, mi basta inserirlo all'interno di questo tipo di categoria. Quindi fare in modo che effettivamente se le persone cercano Saverio Cirillo età, il mio sito web non compare come annuncio, intendo. Benissimo, ora veniamo un attimo ai costi. Iscriversi alle Google Ads è
è di per sé gratuito, quindi chiunque può iscriversi alle Google Ads, chiunque può utilizzare il Google AdWords Plan per capire effettivamente quali sono i tassi di ricerca e i possibili costi, ma i click, ovvero quello che andiamo a pagare all'interno della piattaforma, sono semplicemente i click, a differenza di quello che accade ad esempio sui social media o gli annunci display su YouTube, dove si va a pagare per impression. Quindi anche se io faccio, mostro la sponsorizzata sulla bacheca del mio cliente, il cliente non clicca, io comunque pago qualcosa. Nel caso di Google, specie nell'ambito della rete di ricerca, mostrerà solo e unicamente, o comunque ti farà pagare solo ed unicamente le persone che effettivamente cliccano sul tuo annuncio. Quindi il nostro obiettivo quale deve essere? Cercare di performare quanto più possibile poi la pagina di atterraggio, ma di questo ne parliamo dopo quando andiamo a verificare come si analizzano i risultati di una determinata campagna. Come si fanno i pagamenti? Quindi mettiamo pagamenti. La tipologia di pagamento di cui andiamo a parlare si chiama PPC. PPC si intende pay per click. Ok? Quindi clicco su un annuncio, mi si scalano i soldi. Ora, abbastanza ovvio, se cliccano le persone 10 volte su un determinato annuncio, io pago per 10 volte? In genere sì, ma molte volte no, perché Google ha un sistema di intelligenza che sa benissimo che se magari un tuo competitor va lì a cliccare sul tuo annuncio e lo fa 2 o 3 volte, a un certo punto lo blocca. O comunque se lo fa nel giro di poco tempo lo blocca o blocca il suo determinato IP ed evita che tu effettivamente possa scalare dei soldi. Diciamo, questa è un'assicurazione che Google ci dà, poi ovviamente è tutta da verificare se così funziona, però in genere, l'ho visto sui miei clienti, non è mai capitato che potessero arrivare, diciamo, delle bollette a fine mese estremamente elevate. Assolutamente no, anche perché comunque hai un budget giornaliero, quindi sai esattamente quando andare a spendere alla fine del mese. Come funziona la questione dei pagamenti? Ci sono delle strategie per poter ottimizzare i click, chiamate anche bidding strategy, e si dividono in 4 aspetti. Numero 1, manuale. Quindi, come vi dicevo prima, abbiamo una determinata parola chiave, avvocato, ci vado a dare 2 euro. So che quella parola chiave la pago 2 euro, se una persona clicca io pago 2 euro, indipendentemente dalla concorrenza. Ovviamente questo richiede uno studio della concorrenza molto ampio, cioè devi stare lì a capire effettivamente gli altri quanto offrono, di modo che tu possa offrire, non dico lo stesso tipo di cifra, ma perlomeno qualcosa che si avvicini a quella cifra lì. Poi abbiamo la seconda strategia che serve per massimizzare i click, ok? In questo caso si intende che lasciamo gestire a Google quella che è la parte di strategia nell'ambito dei click, ovvero facciamo in modo che Google faccia di tutto affinché ci siano quanti più click possibili all'interno della nostra pagina, quindi all'interno del nostro annuncio. Questo ha lo scopo ovviamente di ottimizzare il budget in base ai click. Poi abbiamo terzo aspetto, ovvero il CPA target, ovvero il costo, in questo caso CPA si intende costo per azione, quindi andiamo a ottimizzare quanto più possibile il costo del nostro target di riferimento, il click del nostro target di riferimento, per ottenere quante più conversioni possibili. E il quarto aspetto è per massimizzare le conversioni, dove per conversione, come vi dicevo tante altre volte, non si intende semplicemente il convertire l'utente in cliente, ma la conversione può essere anche un semplice lead o il rilascio di un contatto. In quel caso noi andiamo a impostare questo tipo di annunci, ovviamente dovremo andare a collegare quelle che sono le Google Ads anche alle Google Analytics presenti sulla nostra landing page, con l'obiettivo appunto di ottimizzare i risultati. Difatti all'interno, diciamo, della parte di Analytics di Google troverai anche la sezione conversioni. Ovviamente questa si può abilitare solo nel momento in cui hai inserito all'interno del tuo sito web, all'interno della tua landing page, questo codice di monitoraggio chiamato anche Google Analytics. Per poter concludere la questione dei pagamenti, vi cancello solo la parte sopra, vi spiego come va a calcolare Google la questione dei pagamenti degli annunci, perché comunque non basta semplicemente dover inserire un budget, ma contano tanto anche la questione della storicità dell'annuncio, dell'affidabilità del vostro sito web e della vostra offerta, perché comunque Google ci tiene affinché, diciamo, i suoi risultati di ricerca siano quantomeno più puliti possibili, ovvero di modo che il cliente non caschi in nessun tipo di truffa, e di conseguenza vi dà a dare dei punteggi. Dei punteggi a cosa? Lo fa sia per quel che riguarda la questione della SEO, quindi un punteggio di storicità del dominio e di affidabilità del sito, sia nel momento in cui fate gli annunci. In particolare, il posizionamento dell'annunzio, lo storico del dominio, di destinazione si intende, quindi magari la landing page, il ranking dell'annuncio, cosa si intende? Si intende come è posizionato il vostro annuncio rispetto a tutti gli altri, quindi se magari è più apprezzato o meno. Se Google si rende conto che magari più persone si convertono sulla tua pagina rispetto alla concorrenza, tenderà a mostrare quello, il tuo annuncio, piuttosto che quello della concorrenza, perché sa
che ha in un certo senso soddisfatto di più il cliente finale. Sappiate benissimo che Google tende a tutelare quelli che sono i suoi interessi, quindi è vero che magari mostrando quello della concorrenza potrebbe guadagnarci di più, ma si sa benissimo che dando quella risposta al cliente finale effettivamente lui non ci guadagnerebbe più, perché magari il cliente si trova male e decide di abbandonare qualche motore di ricerca, magari affidandosi direttamente ad Amazon, per dirvi, non mostrerà più quell'annuncio, quindi mostrerà il vostro, pertanto deve avere un ranking adeguato. E in ultimo, l'ottimizzazione da mobile. Perché, come vi ho detto tante volte, il 95% delle viste ormai si comprano da mobile, pertanto il vostro sito web di destinazione deve essere ottimizzato per il mobile. In base a questi quattro fattori, più ovviamente al costo delle parole chiave e quanto spendiamo per le parole chiave, si andrà a definire la vostra asta, ovvero quanto andrete a pagare giornalmente per essere mostrati all'interno del motore di ricerca con annunci sponsorizzati. Bene, adesso andiamo a fare un attimo un'analisi. Perché? Perché abbiamo mostrato come si scrivono gli annunci, abbiamo mostrato come si pagano, come si fanno le puntate, mettiamola così, adesso è opportuno capire che, a differenza di quello che accade offline, dove magari tu vai a comprare un cartellone pubblicitario e speri che qualcuno arriva, su Google, sui social o comunque nell'ambito del digital marketing, la cosa più bella che possa succedere è poter monitorare i risultati, cioè vedere se effettivamente la cosa che abbiamo fatto, la strategia che abbiamo attuato, effettivamente ci ha portato dei risultati. Come si fa? Andando ad analizzare, prima di tutto, il CTR, ovvero anche detto il click to. Cosa si intende per click to rate? Si intende il numero di click sul numero di impression, vale a dire è proprio un tipo di formula, ovvero numero di click su numero di impression, che okay, metto pure le parentesi quadre, quanto sono bravo, per cento, quindi è una percentuale. Ovvero, se 200 persone hanno visto il vostro annuncio, ma vi ha cliccato uno, significa che magari il vostro annuncio non è scritto bene o non è performante, o magari non ha il target giusto, o magari ha sbagliato le parole chiave. Quindi l'obiettivo nostro è ovviamente far sì che questo numero, questa risultante, sia almeno maggiore all'1%. Ovviamente ci sono casi e casi, ti puoi trovare nella condizione che magari ci sono tante impression e tanti click, come nel caso dell'azienda di autocarri di cui vi dicevo prima. In quel caso il numero di impression è elevato e allo stesso tempo il numero di click, ma semplicemente perché non c'è concorrenza. Quindi dobbiamo cercare di aumentare quanto più possibile questo tipo di risultato. Quali sono le altre metriche per poter valutare se il nostro annuncio è stato performante o comunque ci ha portato dei risultati? Uno è il CPC, ovvero il costo per click. Quanto budget abbiamo speso per ottenere un click all'interno della nostra landing page? Lo vai a definire da qui. L'altro è il CPA. Per CPA si intende costo per acquisizione, ovvero costo per poter raggiungere un obiettivo, e in questo caso è un numero molto rilevante, perché da qui andiamo a definire anche un'altra risultante, ovvero il budget totale speso sul numero di conversioni. In che senso? Se noi abbiamo speso ad esempio 1000 euro una campagna di Google Ads e abbiamo ottenuto due conversioni da 100 euro l'una, abbiamo perso 800 euro. È abbastanza ovvio che abbiamo sbagliato qualcosa nell'ambito della campagna. Cosa bisogna capire da questo punto di vista? Che non è detto che le Google Ads siano una soluzione per tutte le aziende. Come vi dicevo prima, ci sono alcune aziende in cui magari le Google Ads non si ripagano come investimento e non è pensabile di fare solo e unicamente quelle. Bisogna, diciamo, destreggiarsi in modo completamente diverso. Quindi è vero che dobbiamo analizzare tutti questi risultati, ma allo stesso tempo dobbiamo capire se effettivamente la nostra azienda può avere mercato in questo tipo di strumento qui, che è comunque uno strumento paradossalmente molto costoso. Nonostante tu vai a pagare i click si fanno ben pagare, a differenza di quello che accade sui social media. Ovviamente, se il CPA è più alto del CPC, significa che il nostro annuncio sta andando bene. Ultimi due aspetti da andare a valutare sono il CR, ovvero conversion rate, ovvero utenti che si convertono magari sulla landing page, vi scrivo sulla landing, diviso utenti che cliccano sull'annuncio. Mi è capitato un caso in cui le Google Ads non siano andate bene, un ultimo cliente in cui effettivamente avevamo attivato le Google Ads, all'inizio le Google Ads non performavano, le persone effettivamente non cliccavano sull'annuncio. Le abbiamo modificate, abbiamo cambiato il target, alla fine i click sono arrivati sull'annuncio, nonostante siano arrivati i click sull'annuncio, nel momento in cui arrivavano alla landing page non si convertivano. E non siamo riusciti comunque a trovare una soluzione da quel punto di vista, perché semplicemente ci siamo resi conto che quel tipo di mercato in questo momento non ha alcun tipo di riferimento. Quindi, in ogni caso, è vero, ripeto, che sono tutti risultati da andare a valutare, ma non è detto che
corrispondono alla realtà dei fatti, perché nel nostro caso è un mercato, tra virgolette, che sta mandando lì lì in stato di abbandono. Purtroppo l'abbiamo dovuto conoscere dopo, perché le ricerche che avevamo, le statistiche che avevamo, facevano riferimento all'anno antecedente. Nell'anno seguente quel tipo di riscontro non c'è stato più. In ultimo, ultimo dato, il ROI, che questo lo conoscete tutti, è il ritorno sull'investimento. E cosa fa richiesta? A cosa fa riferimento? Al totale dei ricavi su totale spesa pubblicitaria. In questo caso ovviamente possono essere declinati, diciamo, in più aspetti, ovvero può anche non fare riferimento solo a Google, ma può fare riferimento a tutta la strategia di marketing, quindi quanto hai pagato il digital marketer per poter fare la tua azione o comunque il tuo annuncio, quanto hai pagato le Google Ads, quanto hai pagato le social media ads, quanto hai pagato il grafico, ovvero tutto quel che fa riferimento alla tua strategia di marketing. Ovviamente l'obiettivo è che questo tipo di riscontro sia perlomeno positivo. Se è negativo, significa che c'è qualcosa che non va proprio a livello di impostazione della strategia. Bene, sono complicate? Assolutamente sì. Nel senso che se vuoi attuare, diciamo, le Google Ads in modo normale, ovvero come facciamo noi nell'ambito del digital marketing, ovviamente è necessario sapere tutti questi aspetti qui. Per di più negli ultimi anni si sono inseriti anche gli annunci video, quindi dover scegliere anche il tipo di annuncio nel momento in cui vuoi fare quel tipo di annuncio, quali si pagano per impression o non per click, è un mercato in continua espansione. C'è la possibilità di avere un tipo di piattaforma estremamente semplificata, io la consiglio nell'ambito delle Google Ads, diciamo, local, quindi che hanno magari un negozio che deve fare pubblicità in ambito local, è molto interessante utilizzare quel tipo di aspetto lì. Si chiamavano Google Ads Express, adesso si chiamano annunci smart. Benissimo, e sono praticamente all'interno della piattaforma stessa. Pertanto, utilizzare quel tipo di annunci è quello che vi consiglio almeno all'inizio per cercare di capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Poi, nel momento in cui vogliate affinare un po' più le cose, scegliere varie parole chiave, andare a definire più aspetti come tutti questi qua che vi dicevo prima, a quel punto vi dovete affidare al Google Ads in un certo senso classico. Veniamo dunque alle conclusioni. È uno strumento che consiglio? Sì e no. Cosa può succedere? Vi spiego perché è il no. Perché può succedere che diventate in un certo senso schiavi di questo strumento, vale a dire che effettivamente i clienti vi arrivino solo e unicamente tramite questo tipo di strategia. È un'ottima strategia se utilizzata, diciamo, in combinazione con altre strategie, quale ad esempio l'utilizzo di un database cliente per fare in modo che effettivamente le persone che ci cercano ci trovino una volta, diventino clienti quella volta e poi restino clienti, e non che noi ogni volta dobbiamo andarci a prendere dal motore di ricerca. Non deve assolutamente succedere. Altra cosa, puoi anche pensare di andarla a combinare con quelle che sono strategie dei social media o tramite una landing page, quindi lo consiglio a patto che non ne si diventi in un certo senso schiavi. Detto ciò, ovviamente se volete approfondire vi invito a vedere tutti i link che vi lascio qui sotto, avete modo di capirne qualcosina in più, sicuramente di più di quello che posso dire in un video che comunque sta diventando già lunghissimo. Se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un like qui sotto, se avete qualche domanda un commento qui, se invece vi interessano questo tipo di tematiche, in questo canale parliamo di marketing, vendita e di imprenditoria, ti invito ad iscriverti al canale. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video.